Un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. In campo grandi nomi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Scodella in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E trova bene il compagno. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questo è l'ultimo, amico mio. Non è lungo, in verticale. Tentativo di allungare il gioco. Libera al momento giusto. Calcio d'angolo per loro. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Riceve la palla, la gioca in aria. E c'è un altro corner a loro disposizione. Intervento goffo. Conclusione. E hanno sfiorato il gol. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. C'è grande movimento senza palla degli altri. Chance, bella parata. Che grande parata. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. La difesa fa il suo a lottare la palla.
punteggio iniziale è immutato, 0-0. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Sicuri in fase di palleggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Decidono di giocarla all'indietro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ottimo il fraseggio. Provano a partire in velocità. Può andare. E ora un duello. Ecco il tiro. E questa è un'altra grandissima parata. Ha avuto grandi riflessi, una parata eccezionale. Sceglie di battere corto. Non riesce a mantenere il possesso. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Avanzare la manovra. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova con la palla filtrata. Può provare. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. E trova il compagno. L'avversario ha avuto la meglio. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Occhio alla conclusione. Bellissima esecuzione, gran gol. Che gol fantastico. Una traiettoria strepitosa. Che giocata. Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Si riparte dall'1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Cross. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Ha la possibilità di andare, prova la conclusione. Infilza il portiere. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Scatta verso il pallone. Spazza via senza frangere. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Finora sono due lampi fondo a metterli in ginocchio. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. L'azione è già ripresa. Prova con la palla lunga. È davvero una bella serie di passaggi questa. Sulla destra. Ecco il traversone. Allontana il pericolo. Palla riconquistata immediatamente. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara.
È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. La mette sulla sinistra. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Rimessa in gioco dunque. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Dunque, rimessa laterale. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. La partita è caratterizzata da una differenza di due reti, vediamo se cambia qualcosa. L'estremo difensore la calcia lunga. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Vediamo se può capitalizzare. Grande intervento, vale come un gol. La difesa riesce a spezzare l'azione. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scatta verso il pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. Bella apertura. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. È attento e allontana senza problemi. Alza la sfera e cerca lo spazio buono. Allontana il pericolo. C'è la palla lunga in avanti. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso, la tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Ottimo pallone in profondità. Lungo passaggio in avanti. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Scodella in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. E perde il duello fisico con l'avversario. Colpisce il pallone e il pallone finisce in rete. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Avanzare l'azione sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Si libera la grande. Spazza. C'è il fischio dell'arbitro e fallo.
lancio lungo del portiere. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Decide di sfruttare la fascia. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Qualche istante sarà tutto finito. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Deviazione di testa. E c'è la rete. È un vantaggio importante. Arrivati a questo punto della gara. Ottimo colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È praticamente immarcabile. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Il risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Oggi hanno segnato il loro primo gol in trasferta della stagione e alla fine sono